Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video, la Taverna dello Svapo. Come al solito io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a recensire il round di 77. Vai Birillo, esponicelo. Allora, liquido 70-30, liquido di Danielino 77, che anche lui ha un canale su YouTube, se volete andarlo a vedere andatelo a vedere. Liquido della Vapor Art, prodotto della Vapor Art. Super, in collaborazione con la Super ha fatto questo liquido che dovrebbe contenere gelato alla vaniglia e ribes nero. Andiamo a aprire la confezione a vedere. Ah, la boccetta Chubby. Bella, carina. 50 ml, giusto? Sì, 50 ml. Poi un figurino con scritto la base, la resa primale del prodotto. Si consiglia di miscelare liquido round con base neutra Vapor Art da 10 ml 70-30 pg, che la puoi fare con la nicotina da 3, da come vuoi. Ti danno la boccetta, loro. Il contenuto è 10 ml, la nicotina 20, buttandola nella boccetta da 50 dovrebbe arrivare a 0,3. Ma noi oggi andiamo a provarlo senza nicotina. Allora, vai Gabri, comincia a fare a dripparlo. Allora, come al solito io lo provo sulla Noisy Cricket 22 col boom 22 e io sulla Noisy Cricket 25 con il Goon 24 e il Chubby. Sì, è bello drippato. Vai Gabri. Fumo abbastanza. Bello. Il gusto ti arriva subito. Ti lascia anche un buon retrogusto. Lascia un buon retrogusto. Buono. Si sente bene la gelato, crema, sì. Vaniglia, vanigliato. Anche il ribes. Molto, si ribes, bene. Il frutto si sente. Miscelato molto bene. Miscelato bene. Un buon prodotto. Sì. Che voto ci diamo a questo liquido qua? Io questo liquido qua a me piace, no? Cremosi. Sì, sì, è buono. Fumatosi, così esagerati, così. Strong. Io ci do voto. Io 7,5, rimango su 7,5. A te magari piace la pubblicità. Sì, no, è buono. Invece sono più per i cremosi e una buona miscela. Mescolato bene la vaniglia, sì, con il ribes in dosi giuste, non troppo che si sente magari più ribes o più la vaniglia. Una bella miscelazione. Un buon liquido, io lo consiglio. Sì, sì, lo consiglio. Sempre nel nostro punto negozio di riferimento da Svapo Caffè, dove noi andiamo sempre. Sì, alla Spezia, che era. È ben fornito di round 77. Se ci volete fare un passo, andatelo a trovare. Si trova. C'è un negozio a Spezia e un negozio a Valicciara. Su internet troverete tutte le informazioni, tutta la roba. E se volete sapere anche su Svapo Caffè. Allora, noi vi salutiamo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale come al solito. Ciao ragazzi, un bacio. Ciao.